contento solo se sono contento solo se ti intervisto per la strada, 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 per la strada. Bentrovati a tutti quanti, tutti quanti dal vostro mitico Peppe Scarpazza, vostro direttore. Ecco qua, devo dirvi una cosa, ho scoperto perché mi è venuto il dito a scatto. Perché il dito a scatto viene quando qui, vedete questa zona, che non so come si chiama, quella brutta cosa, non sapere l'italiano. Questa parte qua che la mano finisce a un certo punto, perché la mano non va qua, la mano è qua e termina qua, questa parte qua, ve lo dico dopo. Adesso diamo la linea a Cennaro e poi vi spiego come ho scoperto, come mi è venuto il dito a scatto. Come va, caro? Ho visto che c'è il passo sciolto, che stai camminando tranquillo. Ma sei zoppica! Ma che passo sciolto, nel senso senza affanno. Senti, caro, la domanda di oggi è molto provocatoria, però è carina. Tu, sinceramente, avendo la possibilità, scapperesti all'estero? Io ho il figlio all'estero. Vedi? Che non ha nessuna intenzione di tornare in Sardegna, pur amando la Sardegna, eccetera, eccetera. Dove ce l'hai? A Praga. Ecco, vedi? E come si trova a Praga? Meravigliosamente bene. C'ha un ottimo lavoro, si è tirato sulla famiglia. L'ambiente com'è, visto che siamo... Sono slavi, bisogna abituarsi. Certo, beh, c'è il freddo secco. C'è il freddo secco, c'è la neve. Non c'è l'umidità. Non c'è l'umidità, ma non è per quello. Quanti anni ha tuo figlio? 35. Da quando è che si è trasferito? 7 anni. E quindi se non vuole tornare vuol dire che ha trovato bingo là? Ha trovato bingo là, ha trovato il lavoro che... Ma quali sono i vantaggi, giusto per te che sei papà, no? Quali sono secondo te i vantaggi che ha trovato lui vivendo? Ti faccio un solo esempio che credo che sia abbastanza chiaro. Eloquente. Allora, lui aveva perso il lavoro qui. Aveva perso il lavoro anni fa. Okay. Disperato ha fatto 40 domande in giro. E lui è un tecnico, si occupa di cose che francamente non saprei dirti, roba di elettronica, eccetera. Quindi eccetera. Specializzato? Ha fatto 40 domande in giro, non 10, 40. Mandando curriculum a 40 aziende. Nessuno gli ha risposto. Classico. Ha trovato questa soluzione e è andato a Praga. Okay. Volendo cambiare lavoro a Praga, ha fatto 3 domande, il giorno dopo ha fatto i colloqui. Cioè è tutto un altro mondo, c'è più rispetto per le persone. C'è più voglia di lavorare per rendere ricchi sia chi comanda che. E non ti dico quello che l'altro vantaggio. Per esempio, lui come gratifica c'ha anche le azioni della società. Quindi la questione è, cioè, è un altro mondo, siamo molto, molto giù. Quindi possiamo dire che tu, potendo scappare in senso... così simpatico. Beh, avendo il figlio a Praga ci andrei a Praga. Ma tu ci andresti adesso anche sapendo che c'è una vita del genere lì? Sì, cioè la Sardegna mi piace, sono sardo fino a Milano. Però si vive meglio. Salutaci tuo figliolo allora. Grazie. Come si chiama? Giulio. Ciao Giulio, ci vedremo ciao, presto. Grazie, ciao ancora. Scappiamo tutti. Ciao. Arrivederci, grazie. Vabbè, mo spegnete le camere. Vai. Buongiorno caro, ciao. Senti, ma una curiosità, ciao. Tu sei sardo, sardissimo, certo. È carina questa cosa, volendo o potendo, cioè per gioco, scappare, andresti all'estero e se sì, dove? Ma io adesso ho 50 anni. Vabbè, certo. Vabbè, infatti ho detto volendo e potendo. All'estero, Portogallo. Portogallo. Mi hanno detto che si sta benissimo. Si pagano poche tasse. E poi c'è il problema, il vantaggio anzi, che in Portogallo se uno c'ha la pensione per un tot di anni addirittura viene data il doppio. Certo. Giusto? Mi hanno detto così. Che no, per il momento è ancora così. Abbastanza perché... bello, è come la Sardegna, è affacciato sull'oceano. È un posto... Ma dimmi la verità, tu stai... se adesso veramente fai un grattino, il pensiero diventerebbe realtà. Pensiero sì, non lasciare qua gli affetti, sarebbe difficile. No. Un periodo sì.
Cioè andresti, vado e torno. Un anno, due anni e starei lì. E poi te ne torni. E poi ogni tanto potrei tornare. Hai capito? Bravo. Ciao caro, buona giornata. Altrettanto. Ciao. Ringraziamo il nostro Cennaro con i suoi sondaggi, questi sondaggi incredibili, ci illumina d'immenso, ci apre le meningi, che bello, vedi, ieri notte mi andai a dormire, ho aperto i vocabolari a caso, meningi, e l'ho usata oggi la parola, e ci ha azzeccato pure, vedi, il vocabolario serve sul comodino, a fianco a dove dormite, oltre alla Bibbia, mettete anche il vocabolario. Adesso ci fermiamo e cerchiamo di capire il nostro ottimista, caro Mameli Marco, presidente, che ci parla del suo modo di vedere la vita. Grazie direttore per la linea. Un grande scienziato, Zucchero per Marx, disse: se non rischi nulla, rischi tutto. Certo, se tu ritieni di relativizzare tutte le cose, di chiuderti nel guscio, tu sei destinato al fallimento, quindi è necessario squarciare certe timidezze, certe ritrosie sul piano psicologico e devi rischiare, ma se rischi veramente riesci a ottenere dei risultati. Io ricordo che il grande, mi sia consentito, Alessandro Magno, il Macedone, forse uno dei più grandi conquistatori, sosteneva la stessa cosa. Io devo rischiare, se non rischio, rischio di essere marginato dai persiani, quindi rischio, e il rischio calcolato da sempre copiose risposte nella vita politica, economica e sociale. Bravo, caro Marx. Ringraziamo Marco Mameli, grazie. Devo ringraziare anche l'omino che dice pubblicità, che si chiama, per chi non lo sapesse... Quell'omino è vestito apposta, così non è che lui esce di casa, così siamo noi che, per quanto riguarda Paolo, si chiama, lo facciamo vestire noi così, e dice pubblicità, lo salutiamo, stiamo allargando gli orizzonti delle nostre squadre, la nostra squadra, una ne abbiamo. E quindi a questo punto diamo la linea di nuovo a Cennaro. Troppe, te l'ho detto due, me ne portate 50. Quando me ne dopo va fresca, ciao. Queste sono proprio fresche. Senti caro, quando sei portato, sei bello forte, anche se sta un minuto a lui non gli fa niente. Guardate che muscoli. Metti bene gli occhiali, spinti certo, questo su. Eccolo qua. Grazie. Va bene? Ciao. Senti caro, buongiorno. Poi una curiosità, ma tu volendo o potendo scappare, andresti all'estero e se sì dove? Non andrei all'estero, sono innamorato della mia città, di Cagliari. E della Sardegna. Quindi rimarresti qua? Assolutamente sì. Ti arrivano un sacco di soldi all'improvviso? No, rimarrei sempre qua. Okay. Perché il clima, certo. Mi piace Cagliari, lascia perdere lo stato italiano che... Però... Non andresti all'estero? Non andrei all'estero, assolutamente. Grazie caro. Grazie a te e buon lavoro anche a voi. Ciao caro. Stai attento, non fa una frittata, mi raccomando. Stavo dicendo che... in questo sondaggio, caro direttore, non l'abbiamo detto all'inizio perché siamo partiti subito, stiamo stabilendo chi andrebbe all'estero e dove e quanti rimangono. Per il momento mi sa che sta vincendo, me ne vado all'estero. Poi vediamo, adesso abbiamo appena iniziato, da qua che finiamo. Buongiorno! Capito, bisogna vedere quanti, anche agli stranieri facciamo una domanda al contrario. Voi rimarreste qui e non tornate più a casa vostra, così ci date pure una mano a ripopolare la nostra bellissima isola, questa bellissima Sardegna. Buongiorno, come va? Where you come from? Argentina, bravo! Maradona, è ovvio. Senti, you stay here in holidays? Yes. It is your friends? Okay. Friend. Come on here. Come on. Tutti argentini. No. Ah, chi è italiano? L'unica italiana. L'unica italiana. Però parla bene l'argentino. No, lo spagnolo, sai. Spagnolo, bravo. Senti, allora fai... era un trucchetto. Fai tu la domanda a loro. Perché la domanda è se tu, italiana, potresti andare e scappare via all'estero, ci andresti e se sì dove? Poi la facciamo. Io sono già all'estero, quindi la risposta è già scappata. Sì, sono già scappata prima. Da dove sei scappata tu? Da Milano. Vedi che scappano tutti quanti. Vediamo al contrario, se loro invece verrebbero qua però. Sì, a vosotros vivere in otro sitio, per l'estranjero. Che destino elegiríais para vivir?
Stanno pensando molto. Italia. Sì. Scapperesti in Italia? L'Italia. Anche tu? Sì. Ma come funziona questa cosa? Noi ce ne andiamo all'estero e loro vengono in Italia? La vita è per cortesia. È vero. Ho detto che stasera in televisione non mientaste. Non dicono bugie. Va bene, quindi io... Questa è già la prima. Questa è la prima bugia. La seconda? No, sto scherzando. Vabbè, ma voi siete qua in vacanza adesso? Sì. E cos'è che ti piace della Sardegna? Cosa vi piace? Che gusta della Sardegna? Io amo un pochito. È che siamo arrivati ieri. Ah, ieri. Scusate. Sì. Avete Fino mangiato? Adesso, sì, ci sono piaciute. Com'er? Di gin lemon e il mojito. Ma voi dovete mangiare il maialetto? Avete mangiato il maialetto? Llegamos sí, a las 12 de la noche. Il perrito dice che sì, abbiamo comido el asado, il perro asado. Ah, stasera? Mi raccomando, maialetto. Maialetto. Birra, non si può dire la marca. La salè, la birra. Ah, ma voi lavorate per la birra? Ma che lavoriamo per la birra? Che vedi che se questo provolone qua, non è vero. Scusate, ma posso fare non è vero perché il maialetto, dopo te lo diciamo, ma il maialetto... Allora, Maradò. Allora, il maialetto, si beve... No, lasciatelo bere, col vino rosso, ok? Qualcuno anche con la birra, però preferibile vino rosso. Diciamo che... Oh, per vedere questa follia... che stiamo facendo tutti quanti, sì. Allora dovete prendere il cellulare, aumentiamo i follower, Facebook, ce l'abbiamo Facebook? Facebook, ma questo non si usa più ormai, lo so, ragazzi. Cioè, devo risalire, Ce l'avete Facebook, cercate Facebook, Instagram, con un piccione viaggiatore, lo so, ma Instagram non me lo fa mettere tutta la puntata, perché la puntata dura mezz'ora, capito? Facciamo una partita a carte qua, una tombolata, se continua così, allora, oh, vedi che ce l'ha, bravo, cerca me. Gennaro Longobardi, ma lui è già italiano, si vede. Fai Gennaro, la scrivo io, dai. Ma la tastiera è normale, ovviamente. Gennaro, è sempre allora, Gennaro, giusto? Sono io. Allora. Longobardi, pensa che cognome, eh? Bello, proprio storico. Bello Longobardi, anche. Longobardi è proprio... Longobardi, sì. Mio cognome. Longobardi. Della stirpe dei Longobardi. Brava. Allora, facciamo così, addosso la pagina. E che è questo? Ah! Pagina pubblica. Vedi, pensa che io non vedo niente, Questo ha già capito che io ho sbagliato pure a scrivere il mio nome. Sai questo qua? Perché stiamo sentendo? Non, quello è quello personale. Ah, oddio, ti ho dato... Pagina. Ci stiamo riuscendo, direttore, un attimo solo. Pagina dov'è? Qua, vero? Pagina. Ma perché pagina non marà? Dove ho sbagliato? Sta male. Che palle. Noi siamo arrivati prima, comunque. Scusate, sì. È questo qua, vero? No. Ma perché mi deve... Allora, tieni il suo cellulare, tieni. Abbi pazienza. Eccolo qua, ecco qua, vedi? Ecco. L'autentico ci siamo? Gennaro Longobardi. Brava, tu vieni a lavorare con noi. Allora, qui dentro, ecco, bravo. Qui dentro. Anche la traduttrice, se c'è qualche straniero. Vedi? Ai. Questa è la trasmissione, questa è. Vale. Ok? Oi, lo vemo. Settimana prossima, giusto? Settimana prossima saremo sugli schermi di Lunedì sera. No, però... Ecco, quel giorno, martedì rimagratinato, mettiamoci d'accordo. Quando è? Lunedì? Mercoledì. Lo sapete manco voi quando vai in onda. Hai capito com'è la questione, capito? No. Perché noi andiamo in onda tutti i giorni, hai capito? Quindi ci incasiniamo l'esistenza. Mercoledì prossimo. Ma e quindi qual è la voi cercate, domanda? La domanda è questa, vuoi scappare all'estero? Uh-huh. Appena voi ci siete pure voi nella puntata. All'inizio, va bene? Siete troppo simpatici. No. Buona passeggiata e buona vacanza. Grazie. Divertitevi. Viva l'Argentina. Ciao. Maradò. Ecco bene. Basada non. Pubblicità. Ma Gambino, io ho chiuso la telefonata con il nostro amico Piero. Ci sono 38 gradi, mi sto prendendo un'insolazione, ma sei sicuro che questa ruota la rigonfiano? Perché io non vedo nessuno qua. Roberto, loro sono i migliori. Ma io ho capito. Stanno per aprire. Allora aspettiamo. Aspettiamo. Vabbè, aspettiamo. Impresa Funebre Fioricoltura Testa. 50 anni di esperienza e professionalità al vostro servizio. Autocarrozzeria Sandro Cirina. Verniciatura a forno, banco riscontro millimetrico, box tintometrico, piano aspirante, zona carteggiatura, igienizzazione auto, soccorso stradale e autosostitutiva. Studio dentistico Piras Denotti.
un unico centro per tutti i trattamenti, uno staff attento e disponibile, pronto a sviluppare un piano di cure personalizzato, mirato a risolvere con serenità ogni tipo di problema del cavo orale. Studio pirasdenotti.it. Il nostro obiettivo è il tuo sorriso. Carface GT, vendita auto multimarca, usato pronta consegna, acquisto programmato, finanziamento personalizzato in sede. Carface GT, la nostra passione nei motori, la vostra garanzia nell'acquisto, perché noi ci mettiamo la faccia. Le firme più glamour di occhiali da vista e da sole ed i prezzi più irresistibili per far scorta di lenti a contatto. Ottica Cannas, al centro di Dolianova, il centro per il benessere dei tuoi occhi. Alle porte di Dolianova, in un ambiente informale e accogliente, Bardis propone pizzeria e cucina di mare e di terra. Per l'aperitivo, la cena o il tuo evento su misura, ti aspettiamo in via Einstein 2. Bene, bravo Gennaro, brava, bis, bis. Ah, dovevo raccontare. Quindi praticamente questo qua sono andato a vedere Carpale. Carpale, pensate che nome che danno al corpo umano, Carpale. Chissà che vuol dire carpa, carpa è un pesce, ale, un pesce con le ali, carpale. Comunque, ho scoperto perché mi è venuto il dito a scatto. Purtroppo, il dito a scatto che mi è venuto, voi non ci credete, perdete una cena con me. Non è questo, non è questo, non è questo, non è questo. Purtroppo è questo. E questa è una tragedia per me. Perché voi capite che quando mi scatta il dito, poi devo anche giustificarmi, dire no, fermi tutti, non ti sto mandando a quel paese, che mi scappa il dito. E quindi ve lo dico dopo come mi è venuto il dito a scatto. Diamo la linea a Peppe Scarpazza. Ma oggi parliamo ancora delle stranezze del calcio. Ma prima di fare questo rito, spieghiamo come fare a prendere pallone e buttarlo nel set. Come abbiamo spiegato abbondantemente, per chi non mi conosce, sono cittadino del mondo. Ho girato tutto il mondo io, tutto, pianeta. Oggi facciamo set. Per colpire nel set bisogna mettere le gambe in questa posizione, poi così, guardare il set. Problema gigante. Per fare questo esercizio dovete avvisare prima il calciatore che avete cambiato pallone. Questa è una pietra, ma com'è possibile? Voi volete me morto? Lasciamo perdere. Ah, dolore grande all'unghia. Oh, parliamo di altre fobie dei calciatori, in particolare oggi di due. Tripofobie. Cosa vi insegna vostro, io, Peppe Scarpazza? Alcuni calciatori soffrono di tripofobie, pensate voi, hanno paura irrazionale dei buchi, come quelli presenti nelle spugne e nei favi. Questa fobia può rendere particolarmente ansiosi quando vedono i campi da gioco pieni di buchi. Io darei anche la linea già adesso per questa cosa, perché io ho mai visto un calciatore che corre è buco e non gioca più, eppure esiste. E poi altro molto che tutti conoscono si chiama acrofobia, paura delle altezze, ma tutte le altezze, può capire ai calciatori anche, soprattutto quelli che devono spesso saltare o eseguire acrobazie. Quella che avete visto è rovesciata. Si è vista? Linea direttore. Però pallone, mi ha fatto male all'unghia, unghia incarnita. Ringraziamo il nostro Peppe Scarpazza che tra l'altro alcune fonti, sono io la fonte, mi hanno detto a me stesso, io parlo con me stesso, che Peppe forse è stato preso in una squadra di calcio e forse mancherà per un pochino, in realtà va fu magazziniere, ma neanche, qualcuno mi ha detto che forse lo mettono a pulire
il ciartino e c'ha qualcosa d'arancia. E comunque dopo il nostro amico Peppe Scarpazzi ridiamo la linea a Gennaro, poi io vi spiego come mi è venuto il dita scatto. Hanno risposto alla domanda? Boh, non lo so. Buongiorno cara, come va? Insomma, per carità. Senti, stavo dicendo, ma alla fine che hanno detto? Che è già all'estero. Una è già all'estero, gli altri verrebbero in Italia, ma io a questa risposta ci credo molto poco. Allora, comunque, sono molto simpatici. Viva l'Argentina e viva la milanese. La ragazza, ovviamente. Allora, andiamo a vedere di nuovo sopra. Dai, andiamo. Buongiorno. Andiamo. Buongiorno. Sono simpatici gli argentini, eh? Allora, vediamo un po', caro direttore, qua per il momento la situazione è molto confusa, perché non si capisce chi parte e chi resta, però la maggior parte delle persone andrebbe, per il momento, buongiorno, andrebbe all'estero. Mo vediamo se è vero che i turisti verrebbero in Italia. Io non ci credo molto a questa cosa, comunque non siamo qua per chiedere. Buongiorno, buongiorno. Noi siamo qui per chiedere e la gente è qui per rispondere. E se no che facciamo qua? Pensa che non c'è manca nave oggi. Oggi non c'è manca nave e siamo pure abbastanza fortunati. C'è anche questo sole che meraviglia questo sole. Ma che facciamo? Camminiamo all'ombra perché teniamo paura lo sole? Siamo messi male. Buongiorno cara. Una curiosità, cara. Quindi, senti, ma tu potendo scappare, sinceramente. Bella tu, domanda. Ecco. Potendo e volendo scappare. Tu scapperesti all'estero? Assolutamente sì, l'ho anche già fatto. L'hai già fatto? No, vabbè, nel senso sono andata fuori per lavoro. Ok, quindi avevi trovato lavoro all'estero? Esatto, per un periodo. E poi sei ritornata? E poi sono ritornata. E sì. Dove eri? Ero in Germania. In Germania. Quindi, senti un po', ma tu, sinceramente, quando sei scappata in senso buono in Germania, ti sei trovata bene? Sì, è stata un po' difficile, però... Beh, certo, il clima è diverso, vabbè. Sì, c'erano un sacco di cose. Però i vantaggi sono... Oddio, dipende da dove si va, secondo me, almeno io parlo per la mia esperienza. Ma verità, ma tu stai pensando a una fuga, di nuovo? A volte ci penso. Tu si sta organizzando un'altra fuga, ce l'ha scritto però in faccia. Non lo dico, dove andrò. Però non lo dice. Però io non lo so perché mi è bastato questi 2 secondi per capire che lei, nel suo silenzio interiore, si sta organizzando un'altra fuga. Se dovesse succedere, io ti auguro ovviamente di trovare lavoro, va bene? Lo spero anch'io. Certo, buona fortuna, secondo me lo troverai lavoro. Grazie, ciao, buona giornata. Spero che lo trovi in Sardegna, magari magari sarebbe l'ideale. Però. Sarebbe l'ideale, lo so, c'hai ragione. Ciao, lo so, sarebbe l'ideale. Ma... Eccoci qua, bravo Gennaro, come al solito, eccezionale. E con questi sondaggi che ci illuminano, ci fanno riflettere sulle condizioni attuali in cui versa la Sardegna intera. Buonasera amici, salutiamo, non è salutato, ben trovati, Peppe c'è sempre, ormai il Peppe non ci molla, cioè, salutiamo anche a William, cuscus freddo, l'uomo, davanti, 320 grammi di cuscus, 200 grammi di pomodorini, ma e tazzesi, ecco, bellissimo, i famosi occhialini di Lucio Dalla, bellissimo. 2 confezioni di mozzarella, 100 grammi di olive nere, e sono, puoi farle le olive nere, però non vi dico a cubare, dobbiamo stare cirdina, mi pare, sì. Scusa Peppe, è troppo, prego, questo prego, sarebbe l'olive, questo, magari bellissimo, una schifezza di alice, non da mai via, olio extravergine, sale e origano, faccia l'origano. Cassia, questo abbraccio te lo amputo. Acqua, vedi, colpa di Peppe che ti ha dato questo input. Acqua a bollire, aggiungete un cucchiaio di olio e sale. Versate il couscous, aspetta, arriva con vago. Versate il couscous, ma se non mi fai finire, versate il couscous a pioggia. Dunque, devi fare almeno la pioggia, è facile. È su Aracco. Quando tu serra se vuoi in un altro luogo. Andiamo avanti, per favore. Scusa se sono volgare, Peppe. A pioggia. Spegnete il fuoco. Devi spegnere il fuoco. Spegne il fuoco. Ecco, una struncaurotto. Una cucina di 8.000 euro, sei cara. Piano la manopola si chiude. E spegnete il fuoco. Coprite il couscous con un coperchio della pentola. Fai il coperchio faccia della pentola. Il coperchio della pentola. Lei faccia il coperchio. Faccia la faccia da coperchio. Faccia la faccia da coperchio. Vada
signori miei, William, chiediamo scusa ai telespettatori, milioni di persone che stanno cambiando canale, poco parlo. Allora, la pentola è lasciatolo gonfiare. Si gonfi! Ecco, per 10 minuti. Ma subisci che tu sta morendo, salissa sul tuo canale. Ma non si può vedere una faccia così, colpa di Peppe. Io mi rifiuto di fare 10 minuti. Lavate i pomodorini e tagliate in 4 parti. Tagliate in 4 parti. Tagliate un braccio, fai con su chi Boris. No, De Bruce, De Galilotto su con Calivuro. Prendete la mozzarella, scolatela, tagliatela a cubetti. Cubetti. Faccia la faccia da cubetto! Faccia la cubetta, e poi te si pisca. Lei deve fare la faccia. Ecco, questa è la cubetta. E mi pare subisci dei prima, mi pare, Peppe. È tutto questo dei prima, va a cubetta. Quando il couscous sta per finire, sono, è pronto, mettete in una terrina e mescolate. Fai la terrina. Beh, la terrina è una, la terrina faccia puoi fare. Faccia la faccia da terrina! Fai la faccia da terrina. Bravo! Signori, la mescolate tutto e boccili, boccili. Salutiamo! Salutiamo! Gira fatta bella, Peppe, sarei rovinato. Quindi noi a questo punto vi ringraziamo, vi salutiamo tutti quanti e il dito a scatto ve lo dico domani, così mette un po' di curiosità, a domani. Sono contento solo se, sono contento solo se, intervisto per la strada, per la strada, per la strada.